Quello a cui eravamo arrivati sono appunto le equazioni di Richards, che qui vedete descritte, cioè il primo membro, diciamo così, il primo membro che in alto a sinistra è il prodotto di quella cosa che si chiama capacità idraulica per la variazione della suzione nel tempo. Complessivamente il termine sarebbe dθw su dt, che è la variazione del contenuto di acqua del suolo. Quello che invece vedete a destra è la divergenza di che cosa? Di un flusso di tipo di Buckingham, flusso di tipo di Buckingham che quindi è espresso come il prodotto di una conducibilità idraulica che varia con il contenuto d'acqua adimensionale per il gradiente di due campi di potenziale, e in particolare qui sono rappresentati con Z il campo di potenziale gravitazionale e con Psi il campo di potenziale delle forze, chiamiamole capillari, comunque che danno la suzione. La conducibilità idraulica a sua volta K di teta è il prodotto di varie cose, di cui un Ks che è la conducibilità idraulica a saturazione. La radice di SE che vedete definita sotto, dove SE è la saturazione, si chiama relativa, definita in basso a destra. Per una certa funzione che è derivata dalla rappresentazione delle curve parametriche di Van Gennuten, che dipende pure da SE secondo due coefficienti, e secondo anzi un coefficiente che in questo caso si chiama n. E infine mi è data la curva parametrica di Van Gennuten, che è la relazione che accoppia il contenuto di acqua del suolo con la suzione. Questa è l'equazione di Richards. Questa è l'equazione di Richards che poi noi andremo a risolvere. L'altra volta vi avevo fatto anche alcune osservazioni sul fatto che l'equazione di Richards si può decomporre in varie parti, svolgendo in pratica tutti i termini, e nel membro a destra si possono distinguere essenzialmente tre parti: una parte avvettiva, una parte legata al gradiente alla gravità, che è il primo termine, cioè il moto è prodotto una parte del moto è prodotto dalla gravità, una parte del moto, quella che è rappresentata in centro qui, è prodotto dal gradiente di psi e anche dal gradiente di, come vedete, di kw. Questa parte è una parte convettiva, cioè perché il termine a sinistra del gradiente di psi può essere rappresentato come una velocità di propagazione dell'onda di pressione all'interno del suolo. E infine c'è un termine diffusivo, che è un termine di diffusione. Il carattere generale comunque dell'onda dell'equazione di Richards è determinato prevalentemente dall'ultimo termine a destra, che è un termine che è un tipo di diffusione non lineare. E cosa succede quando si ha un'equazione di questo tipo qua? Beh, un conto è scriverla, già in qualche modo potrebbe essere considerato difficoltoso scrivere l'equazione, ma poi bisogna risolverla. Questa che abbiamo appena scritto è un'equazione delle derivate parziali, perché compaiono sotto i termini derivata sia lo spazio che il tempo in questo caso. Risolvere un'equazione differenziale alle derivate spaziali suppongo che voi non l'abbiate mai visto. Avete mai visto? Un'altra equazione alle derivate spaziali che voi conoscete è l'equazione di Navier-Stokes. Non so se poi vi sono state introdotte altre equazioni alle derivate parziali. Dipendono sia dallo spazio che dal tempo generalmente queste equazioni. E esistono vari metodi di soluzione.
In generale queste equazioni non sono risolvibili analiticamente, cioè non c'è una forma chiusa di una certa funzione, di una certa classe di funzioni che le risolve. Bisogna risolverle numericamente. Quello che vi propongo nei prossimi 10 minuti è di illustrarvi brevemente quali sono tutti i passi che bisogna fare per risolvere un'equazione di questo tipo. Allora, la prima cosa è, se lo dobbiamo risolvere numericamente, che dobbiamo discretizzare il dominio. In questo caso io ho rappresentato un dominio tridimensionale. Come vedete, il nostro dominio tridimensionale sarebbe molto complesso, cioè abbiamo tutto il terreno con la sua superficie che è varia. Abbiamo poi tutta la parte sotterranea che è scansionata qui con una griglia regolare, più o meno. E poi comunque nella parte superficiale abbiamo un certo insieme di complessità che sono dovute per esempio alla presenza dei corsi d'acqua. Quindi la prima parte dobbiamo prendere il terreno, scansionarla e costruire una griglia. E su questa griglia poi il mio sistema risolutivo numerico, e c'è tutta una disciplina che si chiama analisi numerica che serve anche per risolvere questi problemi, in particolare per risolvere le equazioni alle derivate parziali. E lo schema numerico che cosa mi darà? Mi darà dei valori, delle quantità di interesse, che nel mio caso saranno che cosa? La pressione psi e il contenuto dell'acqua teta, dove in ogni un valore per ogni punto della griglia. Tanto più fitta la griglia, tanto meglio io approssimo il sistema continuo. I flussi eventualmente li calcolerò sui bordi della griglia. Poi naturalmente esistono altri sistemi, perché io implicitamente vi sto illustrando un sistema che si chiama le differenze finite o le volumi finiti, ma questo è l'argomento di altri corsi, eventualmente della magistrale che affronterete. Ma comunque sono necessari per comprendere quello che andremo a fare tra poco. Ora, voi sicuramente avete avuto l'esperienza di risolvere equazioni differenziali ordinarie, almeno del primo ordine. Per risolvere un'equazione differenziale ordinaria si chiama problema alle condizioni iniziali, cioè se voi dovete assegnare le condizioni iniziali all'equazione, poi per risolvere l'equazione vi consente di stabilire l'evoluzione del sistema in tutto, per tutti i tempi successivi. Anche nel caso delle equazioni delle derivate parziali, noi dobbiamo dare le condizioni iniziali. Le condizioni iniziali però qui sono tante, nel senso che io le devo dare per tutti gli elementi della griglia, mentre quando avevo un'equazione ordinaria avevo una sola condizione iniziale, qui ho un campo di condizioni iniziali. In particolare dovrò dare la distribuzione spaziale della teta e la distribuzione spaziale della psi iniziali. In pratica un valore per ogni punto della griglia. Ho anche le condizioni al contorno. Queste non le avevate mai viste. Condizioni al contorno, che cosa vuol dire? Qui, nel mio sistema, nel mio volume, ho un contorno. Il mio volume confina con il resto dell'universo. Il resto dell'universo comunica con questo elemento che ci sono dentro, quindi l'interfaccia tra il resto dell'universo e il mio volume è quello che accade sulle superfici che circondano il mio volume. Queste si chiamano condizioni al contorno. Mentre le condizioni iniziali sono date per il valore iniziale del tempo, le condizioni al contorno sono date per tutti i tempi sul contorno. E quindi sono già tante le informazioni che io devo sapere. Prima ancora di sapere come risolvo un'equazione, devo sapere che, appunto, che devo essere in grado di assegnare delle condizioni iniziali e di assegnare per tutti i tempi, anche quelli futuri, se li voglio prevedere, le condizioni del contorno.
In generale, quando comunque ho assegnato le condizioni del contorno alle condizioni iniziali, mi devo chiedere, beh, esiste una soluzione analitica di questo problema? In generale no. La soluzione analitica di cosa dipende? Dipende dalla forma dell'equazione, cioè in questo caso dall'equazione, forma dell'equazione di Richards. Ora, se nell'equazione di Richards io comincio a fare semplificazioni, dopo un po' arrivo a delle forme che so trattare anche analiticamente. E peraltro, dopo, quando ci sono arrivato a queste forme analitiche, ho fatto talmente tante semplificazioni che ho perso un bel po' di fisica indietro. In pratica posso tradurre le equazioni di Richards, visto che vi ho detto che sono delle equazioni del calore, delle equazioni di diffusione, ve le posso far diventare nella sostanza delle equazioni come quelle del calore, cambiano solo i coefficienti. Le equazioni del calore, quelle a coefficienti costanti, sono delle equazioni lineari e si sa come esprimere la soluzione del sistema per un ampio range, per un ampio intervallo di condizioni del contorno e condizioni iniziali. Però lì il sistema diventa troppo semplificato. In generale noi, quindi parliamo delle condizioni del contorno che poi illustro in maniera differente. Beh, no, visto che le ho messe, adesso ce ne parlo. Per esempio, una condizione a contorno che si mette di solito è una condizione sulla superficie del nostro sistema. La superficie del nostro sistema per noi cos'è per le equazioni di Richards? Beh, è prevalentemente la precipitazione che cade sopra il nostro sistema. E quindi devo dire che il flusso che ottengo sulla superficie è uguale alla precipitazione che avviene. Qui è esplicitata una forma in cui di questa equazione, in cui J è la precipitazione, KZ è la conducibilità idraulica sulla superficie in direzione verticale ed ψ su dz è una variazione di ψ. Non è l'unico modo in cui posso dare le condizioni al contorno, perché come condizioni al contorno esistono due grandi categorie: posso dare i flussi oppure posso fissare i valori della variabile in esame. Qui i valori della variabile in esame sarebbero i valori di ψ sulla superficie, ma siccome noi per esempio conosciamo le precipitazioni, di solito abbiamo una condizione di flusso sulle precipitazioni. Un'altra condizione che si può dare è la condizione sul fondo. Condizione sul fondo, posso avere per esempio un fondo impermeabile, in questo caso il flusso è nullo, ψ su dz uguale a 0. Oppure posso mettere un flusso che è pari al flusso gravitazionale, cioè di flusso libero. In questo caso il ψ su dz è 1 o meno 1 secondo di come è orientato gli assi. Le condizioni di flusso si chiamano condizioni di Neumann solitamente, come è scritto qua. Le condizioni invece date sulla variabile si chiamano condizioni di Dirichlet. E ovviamente esistono anche delle condizioni miste. Queste erano le condizioni di contorno. Le condizioni iniziali invece che cosa sono? Devo assegnare un profilo, in questo caso di pressioni, su tutto il mio dominio. Una condizione ragionevole è quella di assumere condizioni iniziali idrostatiche, cioè assumo che nella condizione iniziale, se non ho altre informazioni, sia quella di equilibrio. Ovviamente non è, in generale non è così, altrimenti dovrei andare a misurare in tanti punti la mia condizione iniziale, ma voi capite che qui ho migliaia se non milioni di punti in genere. E andare a misurare questa condizione in tutti i punti non è possibile. E assegnate le condizioni del contorno, vi ho detto uno schema su cui si possono assegnare, poi anche Nicolò vi chiarirà anche alcune situazioni ulteriori, e posso andarmi a chiedere come si risolve le equazioni. Se non esiste una soluzione analitica, devo trovare una soluzione numerica. Trovare
della soluzione numerica non è così banale, perché non sempre per le equazioni che ci piacciono a noi abbiamo le soluzioni numeriche. Per esempio, nel caso delle equazioni di Richards, siccome è un'equazione leggermente non lineare, per molto tempo, diciamo fino a circa una ventina di anni fa, 30 anni fa, 30 anni fa, lavoro di Silvia nel 1990, non si riuscivano a risolvere bene. Primo lavoro in qualche modo imposta bene il problema sulla soluzione delle equazioni di Richards, questo lavoro del 1990, a cui poi sono succeduti altri metodi numerici per la soluzione delle equazioni numeriche. È tutto un argomento di studio particolare che è importante e ovviamente una parte rilevante di interesse per chi fa analisi ambientali come voi, e si stampa il risultato. La risoluzione numerica in che cosa consiste? Beh, di solito voi potete andare al mercato di quelli che danno che risolvono i modelli e vedere se c'è un integratore delle equazioni di Richards che sarà quello che fate voi. In questo caso il mercato qua è chilometro zero. Oppure dovete andare, se questa è la colonna che voi vedete a sinistra, dovete domandarvi voi come si fa a risolvere quell'equazione lì. In questo caso dovete scegliere un metodo numerico, discretizzare le equazioni nella forma opportuna e scrivere un programma che le risolva. Voi naturalmente potete immaginare che tutta questa è un'operazione molto onerosa, richiede anni. A noi per risolvere le equazioni di Richards tre dimensioni, io ho un solutore tra virgolette mio costruito insieme al mio gruppo di Richards, ma ci abbiamo messo anni ad arrivarci, seppur sapendo come si fa. Quindi diciamo che non è per fare una cosa che sia fatta bene e robusta, non è una cosa che generalmente si possa fare dalla sera alla mattina. Come si dice, Roma non è stata fondata in un giorno, come diceva la canzone di Scancanani, se mi parla. A questo punto supponiamo di aver fatto comunque di aver fatto tutti questi passaggi, o comunque di andare, come facciamo noi, a cooperare una soluzione. Che cosa rimane da fare? Non abbiamo mica risolto tutto il problema, perché date le condizioni iniziali, date le condizioni al contorno, all'interno della nostra equazione di Richards compaiono tanti parametri, per esempio la conducibilità idraulica a saturazione, la N, la M, la alfa, il teta con R, il phi, nelle equazioni, nelle parti che hanno a che fare con vaghe e nuclei, sono tutti parametri, che valori assegno a quei parametri. Quindi devo avere dei criteri per assegnare i valori a quei parametri. E quindi questo spiega la prima colonna. Devo anche avere dei metodi per assegnare correttamente i parametri, e questo non è facile. Però se ho tutte queste tre condizioni, parametri, condizioni iniziali e condizioni al contorno, o almeno dei sistemi per assegnarle, sono in grado di far girare il codice e quindi di ottenere dei risultati e stamparli. Ed è quello